No, confermo perché è chiaro, a livello fisico è un altro tipo di allenamento, però diciamo che le esercitazioni, tutto quello che andiamo a fare, possono essere equiparate a quello al tipo di allenamento fatto sul maschio. È vero, ha una reazione maggiore da parte delle donne, delle ragazze, perché sono più attente, hanno più sensibilità, hanno più voglia di imparare, quindi l'approccio all'allenamento è sempre sensibile, sempre di una certa importanza. Mentre l'uomo è più altallenante, la donna è molto più presente. Che a livello di gara, di gioia di gara, ha più o meno lo stesso atteggiamento. A livello proprio di allenamento, che cambia l'approccio mentale, come dicevo, l'uomo è più pigro nel recepire certi messaggi, mentre la donna è sicuramente molto più presente, molto più attenta. Quindi diciamo le tocca gridare meno in allenamento rispetto agli uomini? Sì, gridi meno, cioè sicuramente hai molte più risposte immediate con le donne che con gli uomini. Magari gli uomini è chiaro che hanno una fisicità che poi va a sopperire anche un aspetto mentale, invece la donna deve soprattutto sopperire l'aspetto fisico che è l'aspetto mentale.